questo è un cavolo cappuccio. Sono quelli che in gergo si dice che non stringono, quindi non diventano grandi, rimangono così. E chiaramente in fase di coltivazione e in fase poi di vendita soprattutto diventano di scarto. Però per noi sono bellissimi. Tante volte anche nei ristoranti un po' più blasonati, sai, si cerca sempre quella verdurina piccola, più carina, più insomma, che abbia questa dimensione. Noi abbiamo la fortuna che questa è uno scarto e abbiamo la fortuna di poterlo utilizzare. Con questo facciamo un cavolo arrosto che è molto divertente e non facciamo altro che tagliarlo a metà, togliamo le parti, quelle esterne bruttine, lo condiamo con un po' d'olio, un po' di sale, andiamo in padella. Allora, una volta che la parte del taglio è rosolata, aggiungiamo del burro. Siamo pronti ad andare in forno. Il cavolo verza. Cotto in padella, un po' di burro, un po' in forno. E ci siamo, quindi ha cotto circa 4-5 minuti in forno. Andiamo a posizionarlo nel piatto. Questa è una salsa che abbiamo ottenuto da del sesamo, quindi sesamo tostato e poi frullato con acqua finché non raggiunge la consistenza appunto da salsa. Ok, poi abbiamo un po' di olio alla paprika fumicata. Poi abbiamo un po' di semi di sesamo, non tostati, pepe, giusto una punta, sale e come ultima cosa un po' di paprika affumicata in polvere. Il nostro piatto è pronto.